Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, grazie a Federico Vantini, grazie a tutti voi per essere qui adesso e grazie anche e soprattutto a chi oggi prova un'emozione, perché io credo fortemente che la politica regali delle emozioni. È sempre un'emozione quando parte un viaggio, è un'emozione particolare quella di sapere da dove si parte ma non sapere dove si arriva. È un'emozione particolare quella di chi si rende conto che camminando assieme scopri qual è il lusso vero. Il lusso vero in politica non è l'auto blu, il lusso vero in politica non è lo stipendio, il lusso vero è la qualità delle relazioni umane che riesci a suscitare e in qualche modo a intraprendere con gli altri. È la qualità delle relazioni umane che sta nel fatto di potersi riconoscere l'un l'altro compagno di strada, di potersi riconoscere l'un l'altro in grado di condividere un destino. È una fortuna, allora, viaggiare insieme. È una fortuna poter viaggiare anche in camper, ma è una fortuna viaggiare nel senso metaforico verso un orizzonte che è un orizzonte che provi a allargare il respiro, a restituire speranza, a ridare un minimo di dignità e di orgoglio al nostro cammino condiviso. Uno di questi compagni di strada mi ha detto una volta che si possono fare le imprese quando insieme c'è il kairos e la filia. Il momento opportuno, il momento buono, avrebbe voglia di dire adesso, e la amicizia profonda, che è un'amicizia che ho avverto in questo momento, avverto profondamente negli sguardi di tanti di voi, ho avvertito ieri sera quando dopo aver messo a letto i bambini mi sono messo a scrivere, per una volta volevo scriverlo l'intervento, e ogni 40-50 secondi arrivava un messaggino, magari di persone che forse non mi votano nemmeno alle primarie, forse non ci votano nemmeno alle primarie, ma che hanno capito che in questo momento noi stiamo tentando di fare una cosa un po' strana, di andare controvento, di andare contro l'opinione dei più, di non essere fermi in un angolino a aspettare il nostro turno e provare invece concretamente a cambiare partendo dal desiderio di cambiare noi. Perché se tu vuoi cambiare qualcosa, il primo che deve mettersi in gioco sei tu. Ecco, io credo che questo sentimento di amicizia è un sentimento per noi assolutamente fondamentale. C'è qualcosa di più grande della politica e della vita, e sono i sentimenti che la vita ti mette di fronte, ed è la leggerezza anche con la quale uno può affrontare la politica. Noi, se siamo qui anche per dirci, dal punto di vista del metodo, che sì, la politica è una cosa bellissima, che vale la pena di fare, ma che non è una missione sacra per la quale oltre la politica c'è il vuoto, oltre la politica c'è la vita di ciascuno di noi, e paradossalmente nei momenti di maggiore impegno in politica sono quei sentimenti che ti consentono di guardare con un sorriso e di avere uno stile che sia improntato al rispetto, alla serenità, alla sobrietà, alla leggerezza. Federico è un sindaco che, come altri sindaci, ha accettato questa scommessa. È però anche un simbolo, perché stare a Verona significa stare in un terreno, in un territorio, in un campo che non è il nostro. Noi abbiamo perso a Verona le elezioni amministrative. Siamo però partiti di qui perché, non soltanto per la bellezza di questa città, per la civiltà di questa città, ma anche perché qui a qualche chilometro di distanza abbiamo dimostrato con Federico e con tanti altri che con lui hanno condiviso quella battaglia che se noi non ci chiudiamo in difesa, se noi giochiamo all'attacco, il centro-sinistra può persino correre il rischio di vincere e di stupire. Può persino correre il rischio di andare a mettere in campo una squadra di amministratori, sì, davvero, più giovane anche di quella che io rappresento. Ed è particolarmente bello che una persona come Federico possa oggi essere il simbolo di tante donne e tanti uomini amministratori di questo nostro territorio che insieme dimostrano di voler bene all'Italia in modo molto concreto, tutti i giorni, quotidianamente, stando al pezzo, lavorando con quella capacità di fare i conti con i tagli e contestualmente con le cose concrete che soltanto i sindaci conoscono. Quando il centro-sinistra rifiuta la logica del catenaccio, quando non si chiude nel proprio campo impaurito e prova a giocare all'attacco, beh, rischia di farcela. E se ce la fa,
allora ha una grande chance, che è quella di imporre il futuro alla politica italiana. Avete visto come siete stati accolti, come siamo stati accolti da un video che ha immaginato i 25 anni che noi abbiamo trascorso e che abbiamo alle spalle. Cosa sono questi 25 anni? Sono i 25 anni che, mettendo il punto del compasso nel 2012, ci fanno risalire indietro di un quarto di secolo. Fate questo esperimento per la vostra vita personale. 2012, risaliamo indietro e arriviamo fino al 1987. Cosa c'era in quei 25 anni? C'era la Ronald Reagan, c'era Gorbaciov, c'era il muro di Berlino. C'era una storia totalmente diversa, anche pagine vergognose, i Grandi Laghi, Srebrenica. Quanti di noi hanno iniziato a far politica perché vedevano una classe dirigente pronta a scannarsi sul niente, ma incapace di dare risposte alle grandi domande e alle grandi questioni internazionali? È cambiata la storia rispetto a allora, è cambiata anche la geografia. Se oggi dico ai miei figli che le Germanie erano due, mi guardano un po' perplessi, come se fossi un ubriaco. Se dico che c'era solo una Jugoslavia, basta che guardino le Olimpiadi, la pallanuoto, per rendersi conto che è un altro mondo. Se dico loro che il pianeta era profondamente diverso e che magari anche soltanto prendere un aereo 25 anni fa non era una cosa scontata come per loro, immaginano di essere in una cornice totalmente diversa. Loro farebbero fatica anche a credere che 25 anni fa stavamo senza telefonino, che 25 anni fa ancora internet era poco più che un sistema di comunicazione militare, anzi ancora era ben lungi dall'essere commercializzato. Yahoo è del 95, Google del 97. Se guardo agli ultimi 25 anni, penso che persino i loghi e i nomi dei nostri partiti erano profondamente diversi. I leader no, i leader sono rimasti gli stessi per farci un servizio, per darci la certezza di qualche punto di riferimento in una cornice che cambia. Oggi noi siamo qui non per parlare dei leader di allora, siamo qui per puntare il compasso e per girarlo dall'altra parte. Noi siamo qui per dire che ci candidiamo ad essere l'altro raggio del compasso. Vogliamo dire dal 2012 al 2037, partendo da domattina naturalmente, che cosa immaginiamo noi per il nostro futuro. Non ci vogliamo limitare ad aspettare, vogliamo costruirlo, vogliamo immaginarlo, vogliamo condividerlo, vogliamo esserne protagonisti, perché pensiamo che lì stia la grandezza di una forza di sinistra, essere capace di costruire il futuro e non soltanto di temerlo. Ci dicono: dovete parlare di programmi, dovete farci la lista della spesa. Proveremo oggi a raccontare alcune cose concrete da cui partire, ma prima ancora della lista della spesa, più importante ancora della lista della spesa, c'è un elemento fondamentale dentro di noi, e cioè che se vogliamo candidarci ad essere l'altro raggio del compasso, dobbiamo avere due elementi di certezza. Il primo: possiamo candidarci senza portare la giustificazione. Siamo gli unici che non debbono portare la giustificazione di raccontare che cosa hanno fatto in questi 25 anni. Perché mentre loro erano in Parlamento noi andavamo all'asilo, mentre loro erano in Parlamento noi cercavamo di combattere contro un sistema educativo, quello scolastico, che a parole è sempre stata la centralità del paese e che in realtà è sempre stato considerato ai margini di un investimento educativo, se non dai comuni, perché in realtà lo Stato ha troppo spesso perduto delle occasioni. Pensate a quanto poteva essere diversa l'Italia se in questi 25 anni avessimo avuto la forza e l'intelligenza di scommettere su un'economia della conoscenza basata sul capitale umano. Ma non è il tempo del rimpianto e della nostalgia, è il tempo della costruzione. Il primo elemento è: noi siamo qui consapevoli che non dobbiamo portare la giustificazione, ma siamo anche qui per raccontare in modo il più possibile puntuale che i 25 anni che ci aspettano non saranno 25 anni nei quali semplicemente provare a sostituire una classe dirigente con un'altra. C'è un semplice modo di svilire il tentativo che stiamo mettendo in atto, che è quello di dire: loro vogliono
limitarsi a cambiare una classe dirigente con un'altra. Signori, da Verona diciamo che abbiamo un'ambizione un pochino più alta di questa. Noi non vogliamo cambiare la classe dirigente, noi vogliamo cambiare il destino dei nostri figli. Il fatto che sia condizione necessaria ma non sufficiente cambiare la classe dirigente è un dato che non sfugge a nessuno se non alla classe dirigente medesima. Ma la nostra scommessa di oggi è tentare di raccontare concretamente come, riportando la prospettiva dell'orizzonte, la prospettiva del futuro, la prospettiva del desiderio dentro la politica, noi siamo in grado di corrispondere alla identità che ci viene dal non venire dal nulla. Noi signori non veniamo dal pianeta delle chiacchiere, siamo sindaci, siamo amministratori, siamo persone che quotidianamente cercano di dare del tuo al dolore di questo tempo, ma anche alle prospettive di questo tempo. Ieri riguardavo sulla bilancio del Comune di Firenze, noi l'abbiamo pubblicato con le tecnologie legate all'open government, vale a dire alla possibilità dell'accesso totale agli atti, tra l'altro uno dei primi atti che faremo, ove i cittadini ci dessero la possibilità di governare il Paese, sarebbe un atto simbolico e forse poco importante per i più, ma il Freedom of Information Act, cioè la possibilità per ciascuno di poter avere la massima trasparenza del bilancio dello Stato, la massima trasparenza di ogni singolo atto che fa la pubblica amministrazione, la massima trasparenza che inverte l'onere della prova. Tutto deve essere messo online, a meno che non ci siano ragioni che lo sconsiglino, motivate e spiegate, ma il Freedom of Information Act è la precondizione per tornare a modificare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. Bene, notavo come nel bilancio del Comune di Firenze, e la mia amministrazione, siamo passati da 1.200.000.000 a 711 milioni di budget. I bambini non sono diminuiti, anzi, i posti in asilo nido sono aumentati. Gli anziani che chiedono le RSA non sono diminuiti, anzi sono aumentati. Le emergenze sociali della nostra città non sono diminuite, sono aumentate, eppure riusciamo a fare i conti, con evidenti politiche di tagli altrove, a una diminuzione da 1.200.000.000 a 711 milioni nell'arco di 6 anni. Questo significa che concretamente chi oggi fa l'amministratore non viene da riflessioni arzigogolate sulle correnti interne del partito, sugli spifferi interni del partito, sulle discussioni interne del partito. Oggi un cittadino normale, quando vede che si ragiona dell'accordo di coalizione, del segretario che parla di una cosa e dell'altro segretario che risponde in un altro modo, ecco, quel cittadino oggi si sente in grado di cambiare canale immediatamente perché è stanco. E credo che da questo punto di vista noi abbiamo la chance di poter rispondere con quello che siamo, non con quello di cui abbiamo parlato. Ma lo sappiamo. Sappiamo perfettamente che lo dobbiamo fare in una cornice molto difficile. Io ho visto ieri sui giornali una foto che ha battuto il record mondiale di grigio nelle foto. Pensavo che la foto più brutta a livello politico fosse la foto di Vasto, una foto che sintetizzava una coalizione tra gruppi dirigenti e non tra cittadini. Invece ieri siamo riusciti, con lodevole impegno e con una sottolineatura davvero importante di sforzo da parte di tutti, a presentare una foto ancora più brutta. È la foto del palazzaccio in cui alcuni tra i leader della sinistra, in particolar modo radicale, prospettano non tanto e non solo un referendum, ma un modello culturale per il quale la sinistra non governerà mai. La foto del palazzaccio è l'emblema di una sinistra che non vuole governare, che si accontenta di stare a partecipare. Noi abbiamo bisogno di rispondere a quelle foto tra gruppi dirigenti non semplicemente proponendo un dibattito tra coalizioni, ma dimostrando che l'espressione rottamazione diventa l'occasione a quel punto per portarli via. Signori, c'è già un'Italia fuori dalle nostre stanze che è viva, che è bella, che è ricca, che ha voglia di fare le cose. C'è già un'Italia che è pronta ad assumere su di sé la sfida del cambiamento. C'è già un'Italia che è nelle condizioni di poter credere nel domani e non soltanto nel esaminare il passato. Si tratta di aprire la porta. È l'Italia, se mi permettete, di chi la mattina mette la sveglia presto, porta il bambino a scuola, spesso lascia il più piccolo dalla nonna, san nonna,
perché l'asilo nido magari non c'è, 12,8% la media italiana di asili nido contro la strategia di Lisbona che prevede il 33%, è l'Italia che andando a lavorare scopre che con lo stipendio che ha non è più classe media. Un sondaggio che io trovo davvero impressionante dice che dal 2001 al 2012 la classe media, la percezione di essere classe media in questo paese è passata dal 72% al 35%. Questo ha un evidente impatto sulla vita quotidiana. Eppure quell'Italia è pronta ad accettare la sfida. È l'Italia che va a fare volontariato, che fa associazionismo. 3 milioni di persone che credono nell'impegno per gli altri, con gli altri, verso gli altri. È l'Italia che continua a guardare con un po' di titubanze alla pubblica amministrazione, ma che vive nella propria esperienza quotidiana la dimensione dell'altruismo e del farsi carico dell'altro come valore centrale, costitutivo della propria identità. C'è già quest'Italia, è l'Italia delle imprese di questo territorio e del paese intero, che nonostante la reputazione internazionale fino a qualche mese fa e nonostante una burocrazia che porterebbe giù tutto, che avviluppa tutto, che distrugge tutto, continuano a investire e a credere nel fatto che valga la pena investire sul lavoro anziché mettere i soldi nelle rendite finanziarie, che valga la pena provare a continuare a dare una prospettiva di speranza anziché limitarsi a mettere in tasca i soldi e a fuggire. A questa Italia, che è un'Italia che già c'è, che cosa raccontiamo, che cosa diciamo? È questa la nostra Italia, è questa l'Italia che noi vogliamo portare alle primarie, è l'Italia che si rende conto. Il fatto che siano cresciuti più le tariffe che i salari negli ultimi 10 anni dipende anche dal fatto che la politica ha rinunciato, la politica di questo primo raggio del compasso, a intervenire con autorità degne di questo nome, che ha rinunciato a disciplinare i settori. Abbiamo privatizzato e ci hanno raccontato che privatizzando tutto sarebbe migliorato. E poi vediamo che le tariffe delle autostrade sono cresciute del 49%. Quelle dei rifiuti di più del 50%, quelle dei treni del 42%, in assenza di un grado di regolazione del mercato che fosse capace di andare a difendere gli ultimi. Signori, questa Italia qui è l'Italia che oggi si trova di fronte a un bivio e si trova adesso. Io avrei preferito che questo bivio arrivasse un po' più in là, ma si trova adesso davanti al bivio Teresa, che è una ragazza che fa l'avvocatessa a Bari, l'ho conosciuta ad Otranto in uno dei miei giri per l'Italia di questa estate. Mamma dei 2 figli, avvocatessa, decide di lasciare la professione per mettersi in gioco come insegnante. Va a fare il proprio test e vede come tanti altri che i test sono tutti sbagliati, perché chi doveva fare i test ha sbagliato a fare le domande, perché sbagliare le risposte può capitare a tutti, per sbagliare le domande bisogna essere geniali. È l'Italia di Carla che al termine di una festa democratica, allora se lì si chiama ancora festa dell'unità, mi dice: io non ho paura del merito, è un'impiegata pubblica, dammelo il merito, ma dammelo davvero il merito, non mettermi un principio di merito e poi il mio dirigente che quando va a valutare le posizioni organizzative dà a tutti lo stesso punteggio perché almeno non si rompe le scatole e non si mette in discussione. È l'Italia di Fernando, che è il sindaco di Finale Emilia, il primo cittadino di Finale Emilia, cioè, ho firmato un protocollo d'intesa qualche giorno fa, è anche il primo psicologo della sua comunità. Salendo e scherzando, mentre firmavamo il protocollo, di fronte letteralmente alle macerie, mi raccontava che ancora vige per lui, per il comune di Finale Emilia, 2.000 sfollati, 2.000 abitazioni inagibili su 16.000 abitanti, il patto di stabilità, ancora non sono riusciti a togliergli semplicemente il patto di stupidità, detto anche patto di stabilità per gli amici, che impone una complicata procedura burocratica persino nei comuni terremotati. È l'Italia del piccolo Niccolò, un bambino che ho incontrato a Firenze e che è diventato per tutti noi un mito, perché alla mia ramanzina, alla mia frase di saluto finale dicendo fai bravo Niccolò, mi ha risposto con aria corrucciata e seria fai bravo anche te Matteo, e che è il simbolo di come ci sono ancora oggi nella nuova generazione gli sguardi ingenui e limpidi verso i politici come i depositari dei sogni e non soltanto verso i politici come i traditori di un interesse comune.
È l'Italia delle coppie che fanno i 50 anni di matrimonio in Palazzo Vecchio o di quella coppia lombarda che, essendo in viaggio di nozze, ho accompagnato a vedere Firenze dalla Torre d'Arnolfo e che nell'immaginare tutta quella bellezza che si apriva davanti mi ha spiegato come il proprio matrimonio e la propria vita non può fare a meno di momenti forti culturali, perché la cultura non è semplicemente un qualcosa con cui, come ha detto uno stratega dei giorni nostri, non si mangia. La cultura è un elemento che mette in cuore che mette nel cuore un sommovimento di domande e di risposte che dà un senso alla nostra appartenenza. È l'Italia di Silvano che, capo dei partigiani di Firenze, non mi ha votato la volta scorsa a Firenze alle primarie, non credo mi voterà nemmeno stavolta, ma che mi ha sempre incoraggiato dicendo: se noi non avessimo avuto il coraggio di mettersi in gioco non saremmo qui. E ricordo la sua telefonata il giorno dopo le primarie, dicendo: Onanni, espressione fiorentina per dire ragazzo, ti avevo detto di correre, mica di vincere. Ecco, credo che, non so se arriverà una telefonata analoga di Silvano, ma so che in questa lunga corsa noi porteremo quest'Italia qui, che è l'Italia delle persone normali, la lasciamo agli altri, l'Italia delle correnti, delle divisioni, delle coalizioni, delle foto. Noi ci portiamo dentro un'Italia che sappia che la rottamazione non è soltanto un fatto anagrafico. La rottamazione è la constatazione che siamo arrivati a un momento in cui o prendiamo in mano il nostro destino con la consapevolezza e anche l'umiltà di non essere in grado di cambiare tutto, ma di essere pronti a cambiare per primo noi, o non andiamo da nessuna parte. È in questo senso che cogliamo l'occasione delle primarie. Mi si dice: di grazie a Pierluigi Bersani per le primarie. Io dico grazie a Pierluigi Bersani per tanti motivi. Dico grazie a Pierluigi Bersani perché credo che quando si fa politica chi parla male degli avversari fa un errore, chi parla male dei propri amici fa un errore dopo. Allora grazie a Pierluigi Bersani, come grazie a tutti coloro i quali mettono in gioco se stessi per un'idea nella quale credono. Non c'è bisogno di ringraziarlo per le primarie però. Le primarie non sono una concessione. Le primarie sono un elemento costitutivo del Partito Democratico. Chi negasse l'idea delle primarie negherebbe l'idea del Partito Democratico. E noi diciamo qui, con la serenità che ci contraddistingue, che alla domanda che ieri ha fatto Bersani, dice: Renzi ha scelto il logo adesso. Tra l'altro mi piacerebbe dirvi che il logo adesso, su cui si è scatenata una polemica perché l'avevano già utilizzato altri, i più avvezzi alla politica sicuramente fanno riferimento a Dario Franceschini, io avevo pensato adesso di Don Primo Mazzolari, in altro momento di debolezza adesso tu di Eros Ramazzotti, ognuno c'ha gli adesso che vuole, ma c'è un punto centrale nel adesso, mi piacerebbe dirvi che l'abbiamo scelto consapevoli, che ce l'aveva già avuto Franceschini, in realtà no, non ce lo ricordavamo neanche noi, questo è un segno che depone non depone a nostro favore, però è bene anche dire la verità, noi non siamo per i fuori onda, non ce lo ricordavamo, abbiamo sbagliato se volete, non lo so, il problema è che adesso, ora, qui, in questo momento, si gioca la possibilità per il Partito Democratico di essere una cosa diversa da quella che è stata fino ad ora. Essere democratici significa non lasciare il futuro agli avversari, essere democratici significa non chiudersi nel recinto delle proprie opinioni, delle proprie certezze, ma aprirsi al dialogo libero, fraterno, pronti anche a mettersi in discussione. Essere democratici significa essere profondamente attento al dolore di chi non ce la fa, ma anche pronto a raccogliere e a incoraggiare, a stimolare chi ce la fa o potrebbe farcela e si ferma per un atto di pigrizia. Perché essere democratici significa stare attento a chi ha il passo dell'ultimo, ma anche cercare di liberare il talento di chi potrebbe fare di più. Essere democratici significa provare l'orgoglio di far parte di una comunità nazionale. Di una comunità nazionale non soltanto quando gioca la squadra di calcio, ma quando senti dentro di te quel patriottismo dolce, fondato sulla bellezza e sulla capacità di fare le cose che caratterizza tutti e ciascuno. Essere democratici significa anche sentire un'umiliazione. L'umiliazione di quando il governo degli altri va a casa perché ha fallito, quando il governo degli altri va a casa perché non è stato capace. E
nonostante tutta la buona volontà, il tuo gruppo dirigente non riesce a mettere in campo una proposta credibile, cosicché il Presidente della Repubblica deve chiamare il supplente tecnico a prendere il posto di quella che era la tua posizione, la tua responsabilità, il tuo ruolo. Essere democratici significa aver voglia di provare uno stupore, lo stupore di che salva e che cambia, lo stupore che cambia il vocabolario. Se al termine di questa corsa noi riusciremo a dire che parole come fiducia, autostima, coraggio, libertà, desiderio, sono parole di sinistra. E se la sinistra non le usa e le usiamo noi, non è che stiamo sbagliando noi e non siamo di sinistra. È la sinistra che ha perso la strada per ritrovare se stessa. Noi pensiamo che essere democratici significhi consentire a ciascuno di poter coltivare il proprio sogno senza bisogno di chiedere permesso, ma cercando di scoprirsi parte di una comunità. Essere democratici significa non chiudersi in un recinto, ma vivere l'esperienza della prateria pura, ampia, aperta. E allora noi non siamo grati a Bersani per le primarie, perché le primarie sono il luogo nel quale a noi è dato il compito di giocarsela o non di giocarsela. Se noi perdiamo, ieri Bersani ha detto, bene adesso, ma e dopo? E dopo, se si perde, si fa quello che fanno le persone serie. Se si perde, non ci si inventa l'ennesima formazioncina politica di serie Z. Se si perde si dà una mano a chi ha vinto, perché la sconfitta fa parte del gioco e la vera sconfitta è non provarci. Se noi perdiamo saremo in prima fila a dare una mano a chi ha vinto. E se si vince, viceversa. E se si vince, che questa ipotesi la considerano un po' di poco, ma non è un problema. Abbiamo qualche mese davanti per far loro cambiare idea. Se si vince non si tratta di cambiare partito, si tratta di cambiare l'Italia. E io l'avverto come possibile, come reale, come immediata questa opportunità. Per farlo però c'è bisogno di tre cose. Europa, futuro, merito. Ma c'è bisogno di partire da un impegno formale, ufficiale. Con umiltà e con determinazione noi oggi siamo qui a Verona per mettere in gioco personalmente e come squadra un'esperienza che a nome di tanti amici provi a restituire il domani alla politica italiana. Noi chiamiamo questa scommessa con il suo nome, le diamo del tu, è una scommessa di coraggio, di dignità, di bellezza, è la scommessa della politica. Accettiamo di non limitarci a lamentarsi, accettiamo di mettere in gioco tutti e ciascuno. Con questo spirito, da Verona, annuncio ufficialmente la mia, che è la nostra, candidatura alla guida dell'Italia per i prossimi 5 anni e pongo il mio onore, una parola che non va di moda, e pongo il mio onore nel meritare la vostra fiducia, la vostra amicizia e il vostro sostegno. Lo facciamo dicendo adesso le parole con le quali vogliamo governare l'Italia. Futuro, Europa, merito. Ma lo facciamo con una premessa. Non usciamo dalla crisi senza avere una lettura della crisi, senza avere la possibilità di raccontare a noi stessi perché siamo in questa situazione, senza avere la possibilità che ci diciamo in faccia che questa non è una crisi. La crisi ha un inizio e ha una fine. Questo è qualcosa di più di una crisi. Questa è una trasformazione definitiva del nostro modo di vivere. Se non abbiamo il coraggio di dire a ciascuno di noi che non si tratta di un periodo transitorio al termine del quale torneremo come prima, noi non abbiamo il coraggio di affrontare le sfide di oggi. Signori, lo diciamo per primi alla nostra generazione, la crisi è la più grande opportunità perché veramente ci mettiamo in gioco e cambiamo definitivamente le regole su cui poggia il sistema italiano. Noi siamo di fronte a rapporti di tensioni tra stati che soltanto 50, 60, 70 anni fa sarebbero sfociati in una guerra fratricida. Noi siamo di fronte a tensioni tra comunità che oggi giocano il campo della finanza, ma che un secolo fa avrebbero visto una generazione di giovani andare a spararsi. Noi siamo di fronte a un cambiamento nel quale, per la prima volta nella storia del dopoguerra, la nuova generazione
potrebbe stare peggio di quella che l'ha preceduta. O questa crisi, che non è crisi, è vissuta come l'occasione per rimettere in discussione non soltanto i rapporti economici tra il Far East e l'Europa, non soltanto le regole del gioco di una comunità globale che ha sicuramente mondializzato gli scambi economici, ma che è ben lontana dall'aver istituito un governo mondiale della politica, non soltanto come questo, ma anche come un'opportunità per noi, nuova generazione, o se non lo facciamo, noi abbiamo perduto la più grande opportunità. So che ci sono in sala tante donne e uomini che pensano che definire la crisi un'opportunità sia indice di problematicità mentale da parte del sottoscritto. Ma come? Viene a dirci che la crisi è un'opportunità? Sì, la crisi qui e adesso è la nostra opportunità. È l'opportunità per noi, fatemelo dire ai nostri genitori, ai nostri nonni, grazie per quello che ci avete dato. Ci avete dato molto, ci avete dato 70 anni di pace, cosa che voi non avete avuto e che nessuno aveva avuto prima di noi. Ci avete dato una ricchezza che non ha eguali, ci avete dato una prospettiva di benessere forse persino eccessiva. Non vorrei che il troppo avere ci abbia fatto dimenticare il nostro essere. E non è un gioco di verbi ausiliari. In questa situazione di capovolgimento, dove per la prima volta il meccanismo si inceppa e si rompe, noi abbiamo l'occasione per uscire da un racconto generazionale che ci vuole soltanto come dei bamboccioni pigri e inefficaci. Io credo che sia un'occasione non soltanto per le questioni economiche, ma anche per rottamare la subalternità culturale alla generazione del 68, che vuole dipingere se stessa come l'unica meglio gioventù, che vuole dipingere se stessa come l'unica generazione dotata di ideali, che vuole dipingere noi come una generazione incapace di allargare il respiro. Signori, non sentite com'è bella questa opportunità? Non sentite com'è grande e ghiotta l'occasione di provare a dire che allora noi cambiamo l'impostazione dell'Europa, che noi rottamiamo l'idea dell'Europa come una vecchia zia che ci stanno dando i giornali in questo periodo, e la politica prima dei giornali. L'Europa è considerata la vecchia zia che ci fa fare i compiti. L'Europa non è vista per quello che realmente è, una intuizione strategica straordinaria che ha consentito la pace. Mio nonno vedeva alla Francia come al luogo dove andare a fare la guerra. Mio figlio vede la Francia come il luogo in cui farà l'Erasmus. Ci sono 70 anni, 80 anni nel mezzo, ma c'è uno scarto che è epocale. E questa scommessa che ha animato i pensieri, i sogni, le preoccupazioni di intere generazioni, senza risalire all'Ottocento, penso a alcune frasi di Gobetti, ma penso a quella straordinaria lettera testamento di Ambrosoli, penso ai tanti che hanno creduto nella prospettiva europea, è partita da un qualcosa di tecnico, di concreto, è partita dal carbone e dall'acciaio, dalla comunità economica del carbone e dell'acciaio. Non è partita da grandi discorsi filosofici o dalle componenti delle grandi famiglie, delle culture politiche continentali. Ma quando è partita dal carbone e dell'acciaio, poi è passata alla moneta. Prendete il raggio dei prossimi 25 anni. Noi, voi, che cosa immaginiamo per l'Europa? Semplicemente che vada giù lo spread? Beh, certo, ma per questo basta il day by day, bastano, lo abbiamo visto, coraggiose iniziative prese dalla Banca Centrale Europea, prese dalle istituzioni competenti. Noi da qui a 25 anni immaginiamo che la prossima generazione abbia il diritto di vivere negli Stati Uniti d'Europa, abbia il diritto di eleggere il Presidente dell'Unione Europea, abbia il diritto di avere un servizio civile europeo che si accompagni ai 3 milioni di ragazzi che hanno fatto l'Erasmus dall'87 ad oggi, abbia il diritto di pensare a un unico servizio di diplomazia europea, a un esercito europeo. La prospettiva dell'Europa nella quale ci muoviamo è la prospettiva di chi pensa non semplicemente all'Europa come alla maestra cattiva che dice avete fatto i compiti sì o no, vi controllo, vi do la lettera, vi faccio il memorandum of understanding per capire se siete in grado o no di stare al tavolo dei fondi europei. Ah già, i fondi europei.
Perché accanto alla grande sfida dell'Europa c'è la piccola concretezza di tutti i giorni. Abbiamo noi il coraggio di dire che se toccasse a noi governare il Paese dovremmo avere la forza di rivoluzionare il sistema dei fondi europei. Oggi noi abbiamo un sistema di fondi europei che nei 6 anni, che vanno, nei 7 anni, dal 2006 al 2013, andate a vedere sul sito internet del Ministero della Coesione Territoriale, ha stanziato quasi 100 miliardi di euro per 462.000 progetti. Sapete che cosa vuol dire? Che i fondi europei che noi prendiamo li mandiamo a pioggia in centinaia e centinaia di progetti, la cui efficacia è tutta da verificare. Guardate le esperienze che stanno alla base dei fondi europei di questi 7 anni. 462.000 progetti europei con 462.000 funzionari, con 462.000 decisori, con uno spreco di risorse che, ove fosse messo soltanto su determinate linee di indirizzo, consentirebbe di intervenire in modo molto più forte nella vita quotidiana. Perché in altri paesi europei i fondi Jeremy, che sono un acronimo per le piccole e medie imprese, sono stati utilizzati in modo molto più massiccio? Perché vuol dire alle piccole e medie imprese che spread o non spread, il denaro lo pagano 2 punti percentuali in meno di quello che oggi gli fa pagare le banche. Se soltanto avessimo la possibilità di inserire i fondi europei sui fondi Jeremy e non sulle iniziative ad hoc per lo scambio di buone pratiche per l'allevamento di cavalli in Italia e all'estero. Sono anche queste le voci che trovate sul sito del Ministero guidato dal Ministro Barca. È l'idea che quello stesso denaro, quegli stessi fondi, possono andare a sostenere quella che è la più grande assurdità di questo momento, e cioè il fatto che lo Stato non stia pagando le imprese. Noi abbiamo un sistema di imprese che fa i lavori per lo Stato e non riceve i soldi dallo Stato. Perché? Perché siamo bloccati dalla normativa. E quella stessa impresa non soltanto perde la possibilità di pagare i dipendenti, ma perde la fiducia, la credibilità nel fatto che lo Stato sia un alter ego. Che senso ha continuare a vedere all'Europa come a un soggetto nel quale parliamo di come deve essere fatto il peperoncino e di che tipi di caratteristiche deve avere il cioccolato? Però sulla politica europea non si apre bocca quando si tratta di ragionare della politica estera comune. Si sta zitti di fronte alla strage in Siria, non ci si preoccupa di fronte ai cristiani che non tornano a casa in Nigeria, non si guarda neanche il fatto che quella primavera araba che aveva suscitato tante speranze porta oggi alcuni paesi di quell'area a scrivere in Costituzione che la donna è complementare all'uomo. Nessuno apre bocca per dire che si tratta di una vergogna e di uno scandalo, perché l'Europa è la vecchia maestra. Perché l'Europa è la zia antipatica arteriosclerotica. Se toccasse a noi domani governare l'Italia, dovremmo partire dall'Europa. Dovremmo partire dall'Europa sapendo che viviamo di rincorsa. Per la signora Carla non c'è grafico dello spread che tenga. L'euro è un problema. Perché per la signora Carla l'euro è quella cosa che ha fatto raddoppiare le zucchine. Non le zucchine in quanto tale, il costo delle zucchine. E la signora Carla ti dirà sempre che si stava meglio quando si stava peggio e c'era la lira. Il nostro sforzo non è assecondare le battaglie di retroguardia di alcune forze politiche per tentare di uscire dall'euro, ma è metterci la P e la A dell'Europa. Questo è il momento, adesso, nel quale si gioca il futuro del nostro continente. O noi siamo in grado di procedere sull'integrazione politica, o se noi non procediamo sull'integrazione politica, perderemo la possibilità di credere nel fatto che l'Europa sia il nostro domani e non soltanto il nostro passato. È il raggio dei prossimi 25 anni, che significa non soltanto azioni contro la discriminazione delle donne. Oggi finalmente l'Unione Europea ci consentirà di intervenire sulla questione femminile in modo diverso attraverso la proposta di legge Morando-Ichino sulla detassazione del lavoro femminile, ma anche attraverso la possibilità di raggiungere degli obiettivi che altri paesi hanno. Vi rendete conto che in Scandinavia lavorano il 78% delle donne e in Italia lavorano il 46% delle donne? Vi sembra civile un paese che rinuncia alla possibilità di impiegare persone semplicemente perché sono donne? Questo è il raggio dei 25 anni precedenti. Nel raggio futuro ci sarà bisogno di
recuperare anche la dimensione del domani stesso. Cosa ha fatto la generazione di quelli prima di noi? La generazione politica, mi riferisco. La stessa generazione che ci prende in giro dicendo: quando andrete voi a parlare con l'Europa, la Merkel si metterà a ridere. Invece quando ci andavate voi, piangevamo noi, per cui pari a patta, diciamo. Cosa ha fatto quella generazione? Quella generazione ha considerato il domani come una immensa, gigantesca discarica nella quale rovesciare tutte le questioni che non potevano essere messe sul tappeto. Anzi, erano messe tutte sotto il tappeto. Debito pubblico? In 30 anni, nei 30 anni di cui abbiamo parlato nel video, nei 25 anni, il debito pubblico rispetto al PIL è semplicemente raddoppiato. Dal 60 al 120%, ora siamo al 123%. L'ILVA? Beh, l'ILVA, che problemi c'è? Assumiamo altre 100 persone. La bonifica ambientale non è una priorità. Di cosa volete che sia? Al massimo c'è una città che muore, ma che problemi c'è? Il Sulcis? Ma il Sulcis continuiamo, sapendo perfettamente che il carbone del Sulcis non rende perché è infruttifero, perché non porterà mai a produrre energia, ma continuiamo con i sussidi. Tanto arriverà un momento in cui la nuova generazione se ne occuperà. L'Alcoa? Ma diamo alle multinazionali soldi su soldi per farli stare qui, salvo poi scoprire che la multinazionale se ne vuole andare dopo 4 anni. Ci faccia la cortesia di restituire i soldi e di rimettere a posto l'ambiente, per cortesia, e si abbia una politica non supina di fronte agli interessi delle multinazionali che non hanno avuto altro che una disponibilità e un incoraggiamento da parte di una classe politica senza spina dorsale. Il futuro è stato visto come il luogo nel quale continuare a far finta di niente. Il futuro era una minaccia. Era una preoccupazione. Il futuro era come se non dovesse mai arrivare. Penso che anche il governo Monti, che ha fatto molto bene, che ha ridato autorevolezza, si dirà, dopo quelli di prima, chiunque avrebbe dato autorevolezza. Ma in realtà l'esperienza del governo Monti, lo dico in particolar modo agli osservatori che ci stanno seguendo anche da altri paesi, che guardano con curiosità ciò che potrà avvenire dentro il campo del centro-sinistra, l'esperienza del governo Monti è un'esperienza che ha finalmente restituito all'Italia l'idea di essere un paese che le cose le fa e non le rimanda. Ecco, indipendentemente dal giudizio che ciascuno può avere su quelle singole scelte, si sappia che se toccasse a noi continueremmo a ragionare nel fare immediatamente le cose e non a rinviarle nel domani. E lo dico perché questo è un problema che è particolarmente avvertito oggi, ma lo dico nella consapevolezza che il governo Monti non è riuscito ad offrire una speranza. Il governo Monti forse non aveva questo obiettivo, ma io non vedo nelle ragazze e nei ragazzi, nelle donne e negli uomini, nelle persone che a 20 anni vorrebbero sentirsi offrire qualcosa da noi, vorrebbero sentirsi dire un motivo per continuare a crederci. Ecco, io non vedo da parte del governo Monti l'idea di coinvolgimento e di lancio nel futuro. Noi abbiamo bisogno di declinare concretamente il futuro su determinate scelte precise, ricordando che la crisi da noi è iniziata prima che ci fosse la crisi. Ho in mente una copertina dell'Economist che vede lo stivale con una gruccia e dice: il vero malato d'Europa, l'Italia, che da 15 anni non cresce, che ha percentuali di crescita da prefisso telefonico. Come fai a crescere immaginando che il futuro sia casa tua? Beh, devi avere il coraggio di mettere in discussione profondamente le regole del gioco. Devi entrare con il decespugliatore e il diserbante in una burocrazia che spesso è fondata sui capi di gabinetto. Già un paese che è fondato sui capi di gabinetto non fa una gran figura, diciamo, semplicemente dal punto di vista terminologico. È l'idea che oggi per andare avanti nella burocrazia devi avere qualcuno che conosce e che ti spieghi qual è lo stratagemma giusto per poter superare i vari vincoli. È l'idea che se viene un fondo di investimento o una società che vuole intraprendere nel tuo territorio, tu sindaco puoi essere il più bravo del mondo, puoi abbassare le tasse, qualcuno di noi l'ha fatto, puoi tentare di inventarti le cose più stravaganti, ma sai perfettamente che quando ci vogliono 32 autorizzazioni per aprire uno stabilimento, beh, non esiste la possibilità di credere che tu sia un territorio con un certo appeal
per gli investimenti. È l'idea, quella delle infrastrutture, che porta a non continuare con la logica dei grandi numeri, dei grandi progetti faraonici, dei grandi sogni che impiegano 30 anni di tempo, salvo poi essere partoriti già vecchi, quando hai una struttura in cui le scuole di metà paese cadono letteralmente a pezzi e quando hai un sistema di infrastrutture per cui quelli che sono stati nel raggio dei 25 anni precedenti ci spiegano perché noi abbiamo investito 600 miliardi di euro nelle infrastrutture, abbiamo investito più degli altri paesi, ma un chilometro di autostrada in Italia costa il doppio di un chilometro di autostrada in Germania, un chilometro di alta velocità in Italia costa il triplo di un chilometro di alta velocità in Spagna e noi, pur avendo investito di più, siamo rimasti indietro. È mai possibile che si continui a dire che il problema della pubblica amministrazione è semplicemente quello del personale? Guardate, io credo che sia un tema vero, ma noi spendiamo, parliamo di numeri, confrontiamoci con quelli di prima sui numeri. 170 miliardi di euro sul personale, è più o meno la percentuale sul PIL degli altri paesi, anzi un po' più bassa degli altri paesi europei. Perché? Perché negli ultimi 6 anni i sistemi di blocco del personale hanno funzionato. Non c'è l'efficienza nella pubblica amministrazione. Se siamo pieni di forestali in Calabria, dobbiamo far sì che l'asilo e l'Aspromonte tornino ad essere delle realtà visitabili. Ma non abbiamo l'efficienza perché non abbiamo un sistema di valutazione degno di questo nome. Però non è un problema di costo del personale. Non è che si risolve licenziando i forestali della Calabria. Si risolve, casomai, andando a vedere come la spending review fino a questo momento non è stata fatta. Perché accanto ai 170 miliardi del personale, più o meno la media europea e comunque non in crescita se non dello 0,4% negli ultimi 10 anni, ci sono 120 miliardi di acquisti, l'8% del PIL era il 5,9 fino a qualche anno fa, perché ogni anno aumentano gli acquisti della pubblica amministrazione. Ci sono qualcosa come 40 miliardi che vengono dati come contributi alle imprese e alle aziende, ci sta lavorando il governo con Giavazzi, ma non è dato sapere quali sono le conseguenze concrete, che, sulle quali ancora non vediamo risultati concreti ed abbiamo uno spazio invece nel quale le famiglie continuano a soffrire, perché, come ha detto quel noto filosofo economico che risponde al nome di Roberto Benigni, qui non si tratta di uscire dall'euro, è l'euro che è già abbondantemente uscito da noi e le famiglie se ne accorgono quando alla fine del mese non hanno più quel margine di libertà che avevano prima. È vero che abbiamo il risparmio privato più alto d'Europa, 4 volte il nostro debito pubblico, ma lo stiamo intaccando e lo stiamo intaccando senza avere in ballo la possibilità di recuperare questa dimensione del futuro. Io credo che di fronte a questo affermare l'idea che il futuro non faccia paura debba richiedere da parte nostra un impegno con gli italiani, che è quello di cambiare il sistema della tassazione e della pressione fiscale. Noi oggi abbiamo un sistema di pressione fiscale in cui impaurisco quando i nostri si limitano a dire faremo pagare di più le tasse a chi ha più soldi. Va tutto bene, per carità di Dio. Il problema è che qui non si tratta di fare pagare di più le tasse a quelli che già le pagano. Si tratta di farle pagare a quelli che non le hanno, che è stimato per oltre i 100 miliardi. E soprattutto si tratta di diminuire la pressione fiscale sul lavoro, su chi crea occupazione. Noi oggi abbiamo un sistema di pressione fiscale che è allucinante, che è ben oltre il 50%. Allora, sull'evasione fiscale abbiamo un modello in testa, chiaro. L'IRS, il modello americano, 50 miliardi di dollari recuperati ogni anno. Ed è un sistema che ha paradossalmente meno personale di quello che impieghiamo noi con le nostre varie agenzie, che accertano annualmente 11 miliardi di euro. Ma accanto al sistema di recupero dell'evasione fiscale bisogna anche avere il coraggio di dire che tutto ciò che recuperiamo dall'evasione fiscale deve essere plasticamente mostrato ai cittadini come abbassamento delle tasse. Perché se tu non fai capire che nel gioco delle tasse, se uno paga di più, se finalmente facciamo pagare tutti, si abbassa il contributo che ciascuno di noi deve dare, se non riusciamo a far passare questo messaggio, non riusciremo mai a inserire un meccanismo virtuoso che ci consenta
di cambiare e finalmente di dare un messaggio di speranza, per cui il jukebox delle tasse si può anche mandare all'insù e non soltanto all'ingiù. Potrei continuare con le sfide che sul futuro ci abbiamo di fronte, ma ho promesso a me stesso che per chi di voi ci segue da casa, per chi di voi ha voglia di darci una mano, crede che sia fondamentale insistere sul tema dei contenuti. Dalla fine del mio discorso sarà disponibile online una prima bozza di documento programmatico, in cui ci sono alcune delle questioni di cui ho parlato, ce ne sono molte altre, ma che non è il programma della candidatura. È la offerta di una discussione aperta, il più possibile condivisa, alle persone che stanno a casa e che credono in noi. Perché il terzo elemento di cui vi parlavo, dopo Europa e Futuro, è il merito. Se noi siamo qui adesso a candidarsi, a provare a fare una rivoluzione basata sulla speranza, lo facciamo perché pensiamo, lasciatemela dire così, perché pensiamo che l'Italia sia migliore di come ce la raccontiamo e che in casa di ciascuno di noi ci sia qualcuno che può rinunciare all'idea della delega come elemento fondamentale della politica. No, io non credo che il modello culturale della politica sia il gepensimi, lasciate fare a me. Io ho avuto successo nella vita, io risolverò i problemi degli altri. Non è questo il modello. Il modello è quello del tocca a noi, non del gepensimi. Il vero successo, ha detto Michelle Obama alla convention dei democratici a Charlotte, ho avuto la fortuna di ascoltarla dal vivo, il vero successo non è quanti soldi hai fatto, il vero successo è quanto riesci a fare la differenza nella vita degli altri. Se la politica non riesce a fare la differenza nella vita degli altri, significa che ha rinunciato a dare cittadinanza al merito. Al merito innanzitutto, lo dico pensando, ai ragazzi che vivono la percentuale di disoccupazione giovanile più alta dalla seconda dopoguerra. Noi oggi abbiamo un momento nel quale i ragazzi e le ragazze talvolta addirittura rinunciano a cercare lavoro. È imbarazzante pensare che questo paese si continui a fondare su chi trova lavoro perché conosce qualcuno e non perché conosce qualcosa. Forse perché il sistema educativo che abbiamo messo in piedi non è stato accompagnato e accarezzato, dolcemente coccolato, come una politica seria deve fare. Forse perché il diritto del lavoro è fatto da 2100 norme e una parte politica continua a difendere soltanto un articolo, pensando che sia il caposaldo delle loro certezze, la coperta di Linus delle loro inquietudini, ma non rendendosi conto che noi abbiamo bisogno semplicemente di 50 articoli, 60 articoli, chiari, scritti bene, traducibili in inglese, in cui un'azienda possa sapere cosa può fare e cosa non può fare. Semplicemente, senza bisogno di avere 12 riviste di diritto del lavoro. Forse abbiamo bisogno di intervenire in modo chiaro, prendendo degli impegni numerici, non a parole. In 5 anni noi passeremo dal 126esimo posto della classifica che ci vede appaiati al Gabon sulla giustizia civile ai primi 30. La classifica OCSE della Information Technology nella pubblica amministrazione, su cui spendiamo 5 miliardi l'anno, ci vede oggi 25esimi su 34. Possiamo entrare nei primi 5 nell'arco di un quinquennio. Possiamo immaginare di arrivare al modello Reggio Emilia sugli asili nido, e lo dico guardando il sindaco di quella città, che è anche il presidente di tutti noi amministratori, Graziano Del Rio, che saluto. Potremmo finalmente dire che il merito è un valore, smettendo di giocare sulla pelle dei diritti civili soltanto in occasione della campagna elettorale. Vedo persone che chiedono la luna in campagna elettorale ma non hanno fatto una proposta di legge quando sono state in Parlamento. E allora noi diremo che la civil partnership la faremo nei primi 100 giorni del nostro mandato e che parleremo di questioni legate non soltanto ai diritti civili, per come noi li immaginiamo, ma anche a dei doveri privati, che sono l'alter ego dei diritti civili. Penso ai doveri privati, ad esempio, in settori di cui la politica non parla mai. Vale 1,8% del PIL la problematica della sicurezza stradale. La problematica della sicurezza stradale di cui si occupano, ahimè, soltanto le amministrazioni comunali e le associazioni dei familiari, perché quello è un tema che affronti soltanto se ti capita addosso tra capo e collo, se perdi un figlio,
E anche noi amministratori ce ne accorgiamo perché siamo costretti dalla realtà, perché altrimenti ci sfuggirebbe via nel silenzio. Noi, futuro, Europa, merito. Siamo stati sufficientemente noiosi per poter dire che abbiamo una lista della nostra spesa, che va avanti con tante altre questioni. Con l'idea di modificare le regole del gioco in Parlamento, non perché ce lo chiede Beppe Grillo, ma perché in un momento di divisione così profonda, di allargamento del rapporto tra cittadino e istituzioni, o tu sei capace di andare a restituire a chi ti rappresenta quel minimo di decoro, quel minimo di credibilità, per cui ben venga la riforma delle pensioni, ma Dio mio, la riforma della pensione me la faccia uno che di pensioni non ne ha due con il vitalizio, ben venga l'idea di modificare e semplificare la macchina amministrativa, ma si faccia senza immaginare le guerre di religione, per cui sulla strada dell'abolizione delle province si è fatto il capolavoro più naturale e immaginabile. Se tu vuoi non abolire mai le province, metti insieme Pisa e Livorno, no? Metti insieme le province accanto. C'è una cosa molto semplice, basta eliminare il ceto politico che compone le province. Non è un problema di confini geografici, basta avere il coraggio di dire che chi ti rappresenta non è eletto direttamente, ma è un'elezione di secondo grado come l'ANCI propone da tempo. È chiaro che riportare quell'aurea regola di Adriano Olivetti, per cui un manager pubblico può prendere al massimo 10 volte quello che prende l'ultimo impiegato, non risolve i problemi dei bilanci delle aziende pubbliche, ma dà un segnale di vicinanza diverso, per cui il politico non è quello che va in televisione e dice una cosa tutto impettito, magari utilizzando un linguaggio forbito o cercando di parlare il politichese stretto. E poi, quando lo trovi col fuori onda, dice esattamente il contrario di quello che ha detto, pensando che il suo ruolo sia quello di un attore navigato e consumato, non di una persona. No, no, noi siamo perché la politica la facciano le persone vere, vive, quelle persone di cui abbiamo parlato fin dall'inizio e che non hanno paura di dire anche le cose più spiacevoli. Io, ad esempio, non ne posso più del dibattito sulla laicità per come è stato fatto in questo paese. Io sono cristiano, cattolico. Se qualcuno vorrà non votarmi per questo, gli sarò grato. Gli sarò grato per la franchezza e per la trasparenza. Gli sarò grato perché eviterà di farsi rappresentare da uno che ha questo problema così grande. Ma nel mio essere cristiano e cattolico, dico che quando faccio politica la faccio laicamente, come è naturale, rispondendo alla Costituzione, non rispondendo ai dettami della mia fede. Io, ad esempio, dico con la stessa forza, guardandovi negli occhi, che non ho paura di Agnese, pietra angolare della mia famiglia, a Francesco, a Emanuele, a Ester. Loro sanno che li costringo a una scelta che in questo momento tutti e cinque avremmo voluto evitare. Francesco, 11 anni, ha espresso con chiarezza il suo convincimento e mi ha detto che fa il tifo per Bersani. Voglio dire a Pierluigi che ha 11 anni, qualsiasi regola il PD possa inventare, non credo che lo faranno votare, e quindi sono molto sereno su questo. Spero però che mio figlio, tra qualche anno, comunque vada a questa sfida, sappia che suo padre non ha avuto paura di vivere una sfida controversa. E spero che sappia che nella vita di tutti noi arriva un momento in cui il vero rischio è non tirare il calcio di rigore, non sbagliarlo. Il vero rischio è restare in panchina. A mio figlio, ai miei figli, voglio dire, concludendo, che il futuro, l'Europa, il merito sono soltanto 3 dei cardini su cui reggerà una scommessa esaltante. Ed è la scommessa di chi, per 108 province, andrà a incontrare le persone. Se incontriamo 1.000 persone a sera, facciamo 108.000 persone. Anche una trasmissione alle 2 di notte su una TV locale fa più persone. Perché allora mettersi in gioco in questo modo? Per spendere un po' di soldi, ovviamente autofinanziati, di benzina col camper? Perché stare a Firenze non va bene? Perché l'idea del viaggio ha un che di retorico e di sentimentale?
Io credo che ci sia un qualcosa di profondamente autentico nel bisogno di stare in mezzo alle persone. E cioè tornare a dire che la politica può essere un qualcosa di più alto di quello che abbiamo conosciuto nel raggio dei 25 anni che sono dietro le nostre spalle. Se io penso a quello che veramente vorrei dal mio paese nei prossimi 25 anni, non è una singola scelta amministrativa. Sì, certo, abbassare le tasse, cambiare il diritto del lavoro, infrastrutture diverse, un paese capace di scommettere sulle scuole e sull'ambiente, dove l'innovazione ambientale possa essere nel paese del sole la chiave di volta per creare posti di lavoro. Sì, certo, immagino tutto questo, ma immagino soprattutto un paese che non si vergogni dei propri rappresentanti. Un paese nel quale non ci sia una classe politica che gira con la scorta sia che vada a fare le immersioni, sia che vada a fare la spesa. Ma una classe politica che, stando in mezzo alle persone, possa correre il rischio di essere anche talvolta contestata, ma che abbia la forza, l'umiltà e il coraggio di guardare negli occhi le persone e di dire: io per un periodo di tempo, e soltanto per un periodo di tempo, penso di rispondere alla mia vocazione, al mio obiettivo, al mio disegno di vita, mettendomi in gioco insieme a te e cercando di rappresentarti. Se noi facciamo così, il 13 settembre partendo da Verona, non possiamo che pensare a quel 13 settembre di qualche anno fa, in cui un fiorentino che a Verona aveva scritto l'opera più importante, moriva, in quel caso era Ravenna, Dante Alighieri. Verona è naturalmente la città di Giulietta e Romeo, è naturalmente la città dell'arena, è naturalmente la città della bellezza, ma Verona è anche la città nella quale a Dante, oltre che la possibilità di scrivere, viene offerto un patto. Torna a casa, Dante. Firenze ti consente di tornare a casa, purché tu ammetta di essere colpevole di baratteria. Ti basta dirlo e vedrai che potrai tornare tra di noi, potrai rivedere il tuo bel San Giovanni, potrai vedere come sta crescendo il Palazzo dei Priori, potrai essere felicemente di nuovo fiorentino. Ti basta un semplice compromessino, alla meno. Ti basta dire che sì, eri responsabile, e poi tornerai a essere dei nostri. Dante Alighieri, nel 1315, a Verona, dice di no a questo baratto. E credo che quello sia anche lo spirito con il quale molti di noi si stanno muovendo in questo momento. C'è una burocrazia forte dentro il nostro partito, autorevole, capace di avere dalla propria il vento dei sondaggi, capace di avere dalla propria la certezza di aver già vinto. Io starei attento, perché le esperienze, diciamo, delle gioiose macchine da guerra le abbiamo già viste. Ma questa burocrazia forte è una burocrazia che tutto sommato si fa ancora viva nell'orecchio, dicendo: ma chi ve lo fa fare? Ma chi ve lo fa fare una scommessa del genere adesso? Aspettate, Matteo, hai 37 anni, arriverà il tuo turno. Statene rannicchiato, acquattato, dietro il peso, il valore e la leadership di qualche dirigente importante. Poi, al momento opportuno, si faranno da parte e toccherà a voi. Io penso che arrivi un momento in cui il coraggio deve essere più forte della pigrizia, arriva un momento in cui la dignità deve essere più forte del compromesso, e arrivi anche un momento in cui la bellezza deve essere più forte della pavidità. È con questo spirito che andremo comune per comune, provincia per provincia, a proporre un'idea d'Italia che ci racconti i 25 anni che non abbiamo ancora scritto. Non so se riusciremo noi a scriverli. So che se lo faremo mantenendo leggerezza, il sorriso sulle labbra, la voglia di non parlare male degli altri e la disponibilità a un sacrificio, perché non c'è bellezza senza sacrificio, beh, forse non vinceremo la partita, ma io credo che possiamo giocarcela, ma vinceremo la sfida più grande, quella di restituire un minimo di speranza a questo meraviglioso paese. Grazie e in bocca al lupo a tutti noi.